one thing I know, I know, I never love these hoes. Beh, una vittoria importante, una vittoria su un campo difficile contro una squadra egregia e ben allenata come Reggio, che ha prodotto una pallacanestro di grande intensità e aggressività, e quindi questo secondo me oggi avvalora ancora di più la prestazione dei ragazzi, perché alla fine devo essere onesto, vincere a questo modo, vincendo con la difesa, cosa più unica che rara per questa squadra, e dimostrando quindi che possiamo essere una squadra che sa anche soffrire e non solo giocare a ritmi alti e ai 100 punti. Con un americano fuori praticamente secondi 20 minuti, perché i primi 5 minuti del terzo quarto era in campo ma non riusciva a starci, con Saccaggi che si è fatto male alla fine, con Lestini che si è fatto male, e con Borsato che si è fatto male, insomma, voglio dire, alla fine onestamente la nostra prestazione oggi è stata una prestazione di cuore, di sostanza, però è anche una prestazione intelligente, perché siamo riusciti a non perdere la testa nel momento in cui Reggio Calabria si è rifatta sotto. Per tantissimo tempo le due squadre, il punteggio è rimasto fisso sul 70-68, con noi che praticamente non avevamo più le gambe, perché poi un'altra cosa che non va scordata, motivo per cui forse si è fatta male Saccaggi, speriamo che non sia niente di grave, è la terza partita per noi in una settimana, con un viaggio lunghissimo come questo, e noi non avevamo più le gambe per attaccare, non ce la facevamo più, però abbiamo retto in difesa, siamo riusciti a arginare Reggio Calabria negli ultimi due minuti, alla fine l'abbiamo vinta di volontà e di merito. Quindi oggi i miei ragazzi gli faccio un applauso, perché dopo aver passato delle settimane difficili veramente, che sono durate fino a domenica scorsa, poi con la sconfitta a Treviglio, questa vittoria di oggi ci rimette un po' in pace con noi stessi. Io dopo Treviglio avevo detto che non avevamo fatto niente, dopo, scusatemi, Latina, avevo dichiarato che non avevamo fatto ancora niente, non abbiamo fatto nemmeno niente oggi, però è giusto che gli dica un bravi, perché questa è una vittoria importante. Tra l'altro una vittoria che, consentitemi, voglio dedicare ai nostri tifosi che aspettavano una vittoria in trasferta della Menzana dal 22 gennaio scorso. Questa società non era più riuscita a vincere in trasferta, stava diventando un po' uno sparacchio, la nostra ultima vittoria era stata a Casale Monferrato l'anno scorso, e quindi siamo contentissimi oggi di poterla festeggiare, e la dedichiamo sia alla società che ai nostri tifosi. Io onestamente un'altra squadra ho visto molto in forma era Latina, cioè Latina veniva da tre vittorie consecutive, veniva da un overtime giocato contro di voi, voglio dire, dove sul più 7 non si era disunita, era riuscita a rimontare e a vincere la partita. Latina è una squadra che onestamente per il tipo di gioco che fa e per i lunghi che ha è abbastanza un rebus. Noi giovedì abbiamo vinto allungando progressivamente nel punteggio, ma abbiamo fatto veramente una battaglia. Io avevo dichiarato, avevo visto Latina bene, non mi sorprende che sia riuscita ad andare a competere e poi addirittura a vincere sul campo della capolista, che prima o poi ovviamente doveva perdere, era necessario, ma questo era inevitabile, scusatemi, non necessario, però questo secondo me avvalora ancora di più il fatto che questo è un campionato dove soprattutto in questo girone secondo me nessun risultato è scontato, cioè ormai di campi inviolati penso non c'è rimasto nessuno, perché Casale oggi ha perso in casa, Biella alle 12 aveva perso un Tortona in casa, voi eravate l'altro campo inviolato, avete perso, quindi direi che questo testimonia la complessità e la durezza di questo girone, dove ogni partita è aperta e a turno ci possono sempre essere delle sorprese. Avevamo deciso di preparare la partita contro di lui, lasciando qualche cosa di più a Roberts, sperando che Sandri riuscisse e Casella, facendo un po' di staffetta, riuscissero ad arginarlo. Sapevamo che per il tipo di gioco che fa Chris
Comunque sia, ci avrebbe dato fastidio per il tipo di squadra che abbiamo. Abbiamo deciso quindi di lasciare tirare un po' di più lui e di intasare un po' di più l'area con i lunghi. Abbiamo deciso di aiutare Simonovic non lasciandolo in single coverage, raddoppiando sempre Paher, ed è stato bravo anche il ragazzo, perché anche le poche volte non siamo riusciti a raddoppiare, onestamente, con i suoi 2,12 m gli ha messo il colpo addosso e è riuscito a escludere dalla partita. Poi nel momento finale, anche se eravamo cotti di gambe, la partita a quel punto invece è cambiata, Parker non era più in campo e sta con tutti addosso a Roberts, e vediamo ovviamente che succede. Però è così, l'avevamo impostata così perché alla terza partita di una settimana dovevamo rischiare qualcosa sul vostro tiro da fuori. Ci è andata bene, 5 su 24, però è stata una scelta, anche la scelta di far tirare Parker da fuori, e comunque ha sempre delle ottime percentuali, è stata una scelta, la scelta di far tirare Baldassarre, che poi infatti ci ha fatto male in altro modo, al rimbalzo in Italia era una scelta. Abbiamo deciso di essere più contenitivi, noi di solito siamo una squadra invece aggressiva, però oggi dovevamo impostare la partita perché fisicamente nei lunghi voi eravate troppo più grossi di noi. Da qua, c'è paradossalmente, nel momento in cui viene a mancare Ribas, scoprite questo numero 4 di emergenza che è Sandri. A mio avviso la svolta tattica è stata lì perché la Viola non è riuscita a marcarla né inizialmente né con Fabbri né poi con Baldassarre. Lì avevo un po' sovvertito un po' tipo tutti gli Sì, equilibri. noi, Io la vedo lì come chiave di volta della. anche perché comunque poi non abbiamo patito eccessivamente, questa è secondo me l'altra chiave di volta nella lotta al rimbalzo, perché comunque sia, non è che Sandri ci apre il campo più di Ibanks, sono abbastanza simili, chiaramente magari Sandri per un giocatore come Baldassarre è un po' più dinamico, però era una scelta programmata già durante la gara, noi purtroppo l'abbiamo utilizzata un po' meno perché da quando sono subentrato io, dopo la prima settimana si è rotto Casella e quindi a fine 20 giorni abbiamo dovuto rallentare il nostro processo di crescita su questa fase del gioco. Nell'ultima settimana al completo l'abbiamo un po' riproposta, l'avevamo già fatta un po' a Treviglio, oggi ci ha pagato molto di più perché, ripeto, alla fine Daniele è stato bravo, aiutato da Casella che è riuscito a marcare o comunque a contenere Roberts, a non patire la lotta al rimbalzo e quindi sostanzialmente a pareggiare il mismatch dove era la partita. Chiaramente non sempre riusciremo a rinunciare a un americano 20 minuti, soprattutto al nostro miglior realizzatore, però oggi questo certifica ancora di più il cuore che questa squadra ha messo in campo. Domani prende il treno, viene con noi a Siena. Esatto, intenzione di notte. No, io sono molto categorico su questo discorso. L'unica cosa che ho chiesto quando sono subentrato, la rescisione di Simonovic è mia responsabilità, nel senso che il ragazzo ha i mezzi, e penso l'abbiate visto, il ragazzo sta crescendo, il ragazzo lavora in palestra sodo, il ragazzo deve rimanere con i piedi ben attaccati al suolo, noi ci lavoriamo, poi se avrà un futuro radioso tutti noi saremo contenti per lui, però per adesso capo basso e lavorare, perché ancora per la prima volta, nonostante oggi abbia fatto una partita eccellente, deve mettere in fila due partite buone di seguito. L'ho detto all'inizio, a me siete una squadra che piacete perché siete intensi, cioè come tutte le squadre di Marco, oggettivamente. Tanta energia, tanta voglia, tanta garra. Io penso siete stati anche un po' sfortunati perché voglio dire fuori casa l'avete perso 2-1 supplementare, punto a punto. Questo è un campionato particolare, ci sta. È chiaro, oggi noi siamo riusciti a lievitarvi una delle due bocche da fuoco. Quindi poi magari diventa più difficile. Fabi ha prodotto una partita. Esatto, cioè voglio dire una partita dove comunque non è riuscito a entrare in ritmo su quello che sa fare, cioè il tiro da fuori, e ovviamente viene fuori che poi alla fine la Viola produce 70 punti, ma secondo me la Viola, io lo dissi in pre-season quando non si giocò contro, ma eravamo al torneo insieme ai Brindisi, secondo me la Viola è un'eccellente squadra, è ben allenata, io penso che è destinata a crescere durante la stagione.
assolutamente, ci hanno dato respiro, però questo, se andate a vedere le medie delle ultime 6 partite, tolta la prima con l'Eurobasket, Saccaggi da 3 punti è in crescita esponenziale, perché è stato sgravato di alcuni compiti, la prende più in ritmo, e quando la prende più in ritmo anche un tiratore non puro, perché lui ovviamente è tutto meno un tiratore puro, magari riesce a fare un canestro di più, voglio dire, è il gioco un po' delle parti, cioè oggi me l'ha sbagliate 3 piedi a terra Turner e l'ha fatte 2 Saccaggi, un po' il gioco delle parti succede, è la palla a canestro, semplicemente. Grazie. Bocca al lupo, buona serata.